I comuni marchigiani lanciano l'allarme su spending review e patto di stabilità. I vincoli troppo stretti imposti dal governo rischiano di mobilizzare l'attività delle amministrazioni o peggio di condannarle al dissesto. Il presidente dell'ANCI Marche, Mario Andrenacci, in mattinata ha incontrato la giunta regionale per discutere di bilanci ma anche di riordino territoriale, comunità montane, protezione civile, semplificazione amministrativa e normativa, polveri sottili, e ha sottoposto i problemi dei comuni marchigiani ai senatori Casoli e Magistrelli. Non riusciamo più a dare quelle risposte che sono indispensabili per i nostri territori e siamo convinti che in questa occasione, rafforzando una solidarietà istituzionale che abbiamo non solo con le regioni ma che dobbiamo necessariamente avere anche con il governo, probabilmente riusciamo a mantenere ben saldi gli obiettivi che ci siamo dati e che in qualche modo ci vedono sempre concorrenti per quanto riguarda il risparmio generale e seri nella gestione e nell'amministrazione dei nostri territori. Noi riteniamo, sia io che la senatrice Magistrelli, che i comuni siano veramente la spina dorsale delle istituzioni amministrative di questo Paese. Riteniamo che i comuni siano veramente la cinghia di trasmissione tra chi governa e i cittadini. Non possiamo assolutamente lasciarli da soli, noi siamo qua a dimostrare appunto questo nostro impegno e sensibilità. Chiaramente i comuni fanno bene ad alzare la voce e noi cercheremo di portare questa voce alta anche all'interno del Parlamento. I comuni vanno aiutati e non vanno penalizzati. Tutto quello che potevano dare l'hanno già dato. E non vedo una ripresa economica se i comuni sono in ginocchio. Quindi la nostra presenza oggi qui sta proprio a significare che dobbiamo ripartire da queste realtà territoriali.